Buongiorno ragazze e ragazzi, benvenuti in un nuovo vlog. Allora, credo che devo un po'. Oddio, no, vabbè, Shanti che non riesce a salire è salita. Ormai poverina ha 5 anni e quindi quando vuole salire sul divano prende la rincorsa. Non è più come un tempo, Shanti, l'età si fa sentire per tutti. Guardate, sì, vabbè, qui abbiamo una pedicure in atto. Capito, Shanti? La vecchiaia si fa sentire per tutti, anche per te. È una moto, ragazzi, è una moto. È la 48esima moto stamattina, su via. Loro appena sentono un rumore subito sono attenti, specialmente lui che è veramente. Comunque, vi devo parlare. Allora, oggi è mercoledì. Perché sei a casa di mercoledì? Sono a casa perché questo Covid ci ha regalato tantissime emozioni, tra cui la cassa integrazione. Allora, sì, sono in cassa integrazione, non so per quanto resterò, comunque la facciamo a rotazione. Il problema è che ce lo dicono un po' così, insomma, all'occorrenza. E quindi mi sono detta, ma guardiamo il lato positivo. Facciamo i vlog, facciamo i video, facciamo le cose che ci piacciono fare ma che non abbiamo mai tempo di fare. Quindi oggi è il primo giorno che sto a casa. Christian lavora per fortuna, e non per fortuna perché non lo voglio a casa, ma per fortuna perché almeno lui lavora, insomma, a sto periodo. Anche lui, comunque, lavorando nella stessa azienda, meno di me perché è un'altra mansione, ma qualche giorno sarà a casa anche lui. E nulla, oggi che facciamo? Siamo insieme tutto il giorno, quindi è mattina, ormai è quasi mezzogiorno perché dovete sapere che Eleonora non è normale, non è, ha dei seri problemi rispetto alla noia, al fare qualcosa, non riesco mai a stare ferma. E quindi che cosa ho fatto questi giorni? Perché ho avuto 3 settimane di ferie, poi avete visto. Comunque una settimana siamo andati via, vi ho fatto il vlog e tutto, è un vlog un po' misto. E invece chi mi segue su Instagram lo sa, l'ultima settimana che Christian invece era al lavoro. No, aspettate, mi sto sbagliando. Christian ha lavorato per 2 settimane. Quindi Christian ha avuto solo la settimana di Ferragosto come ferie, poi è andato al lavoro e quindi ho avuto 2 settimane da sola, delle quali una con mamma, per fortuna perché era ancora in ferie, e una completamente da sola, quindi mi rompevo le palle. E allora mi sono messa a fare, mi fa male il braccio, ragazzi, non sono più abituata e vorrei tanto comprarmi una videocamera minuscola, ma non è aria. Quindi, che cosa mi sono messa a fare? Vi dicevo, chi mi segue su Instagram lo sa perché ho pubblicato una foto. Se non mi seguite su Instagram, è ovvio che dovete seguirmi. Vi lascio in info box il link. E quindi nulla, praticamente mi sono messa a fare lo sfondo del villaggio di Natale. Lo so che è settembre, ragazze, lo so. Però mi porto avanti anche perché quest'anno ho dei progetti per Natale che saranno pazzeschi e quindi assolutamente non dimenticatevi di seguirmi. Quindi nulla, ragazzi, ho praticamente iniziato a fare il fondale. Che in teoria si può anche comprare, ma dato il costo ho preferito ammortizzarlo, prendere magari cose, perché ho già comprato alcune cose per il villaggio di Natale, lo so che è settembre. Ma il fatto è questo, io faccio gli anni il 4 ottobre, sul sito c'erano gli sconti e io non ho potuto dire di no e quindi ho preso le cose, dei nuovi oggetti, in realtà molti, per il villaggio di Natale di quest'anno, spacciandolo per il regalo che mi farà Christian e mamma, cioè che mi faranno Christian e mamma per il compleanno. Cioè, alla fine loro, Christian mi compra sempre quello che voglio io, non lo lascio mai fare da solo perché non ha molto gusto. Mamma mi conosce e sa che non mi accontenterà mai perché io sono una persona, non si dice, come si dice? Incontentabile, ecco. E quindi il regalo fondamentalmente sono soldi e quindi investo e quindi pertanto investo questi soldi nel villaggio, investirò perché ancora non è il mio compleanno, però vabbè, tra poco, e ho già comprato tutto, insomma, investirò questi soldi nel villaggio di Natale. Ecco, mi avete capito? Bene.
Vi stavo dicendo che ho dovuto, per forza di cose, per fare il paesaggio, lo sfondo, che saranno delle montagne, dai, ormai ve lo dico, ho dovuto comunque montarlo, perché dovevo un attimo capire le dimensioni, come fare, come non fare. E quindi è stato difficile, sì, ho ridetto, e quindi, vabbè, pace. È stato un po' complicato anche perché per 2 settimane circa ho avuto il villaggio di Natale montato dentro casa. Oggi, finalmente stamattina, l'ho smontato, quindi ho di nuovo una casa normale. Devo finire comunque di fare il cielo, e per il cielo ho un progetto. C'è il criceto nel mio cervello che fa la ruota tutto il tempo. Cristian mi dice sempre che sono schiava del mio criceto che fa la ruota, perché non sta mai fermo, ed è vero, è vero. E sull'onda del non fermarsi iniziamo a pulire, perché casa fa schifo letteralmente. Iniziamo dalla sala, faccio la sala, poi vediamo se mi sposto un attimo in cucina, perché è un po' un casino, devo anche cucinare. Comunque, vabbè, oggi state con me, ho blaterato fin troppo, va bene? Se vi piace, seguitemi. Il giorno Milo mi dà bacini. Se lo vedete un po' giallo negli occhi, appunto, è perché abbiamo fatto una visita sia per lui che per Shanti, e insomma hanno dei piccoli graffietti negli occhi, ma come sempre del resto adesso stanno facendo la terapia, e quello che vedete giallo è il Milo, fai vedere mamma, ecco, vedete che è tutto giallo. Quello che vedete giallo praticamente è il liquido che mettono a contrasto con l'iride per far vedere se ci sono, è fluorescente appunto, per far vedere se ci sono fratture, mi viene fratture ma non è, se ci sono, ecco, lesioni, se ci sono cose, insomma, da guarire, vero amore mio? Dai però, adesso abbiamo la pomatina e te la mettiamo. Eppure a te, carissima, lei vuole uscire, ma è troppo caldo adesso, ragazzi. Non posso assolutamente uscire adesso con loro. Molto bene, allora ho finito. Ho finito la sala e la cucina. Ovviamente non vi ho ripreso tutto perché
È un po' difficile in realtà fare le cose e trovare l'angolazione giusta per riprendere. Comunque, lì abbiamo il signor Milo e lì abbiamo una caterva di scatoloni da buttare. È tutto cartone. C'era dentro il villaggio di Natale, come potrete leggere, l'Emax. Allora, che cosa andiamo a fare adesso? Adesso voglio mettere su innanzitutto una torta, non so ancora quale, ma siccome non abbiamo più nulla per la colazione, proprio nulla, è un disastro. C'ho il frigo vuoto perché ho fatto una mezza spesa, non mi andava a sto giro di fare la spesona e quindi niente, ho messo lì due o tre cose nel carrello e come immaginavo siamo rimasti senza colazioni. Comunque faremo sta torta, ma prima voglio farvi vedere una cosa. Come voi sapete, io non accetto spesso collaborazioni perché non trovo utili le cose che vengono proposte e quindi le prendo anche se gratis, solo se in realtà mi servono o perlomeno mi piacciono. E ho già collaborato con loro tramite la piattaforma Octoly e si tratta di La La Lab. Allora, è questa qui, è una box, come vedete. Tra l'altro io la trovo bellissima, cioè guardate che carini tutti questi uccellini. Sono delle, cioè dei pattern bellissimi secondo me. Comunque, è una box piena di foto, ma siccome ci sono foto anche un po' personali, adesso la apro a telecamera spenta. Vedo di togliere quelle che non posso farvi vedere perché magari ci sono bambini, ci sono. Comunque io ho stampato le foto delle nostre vacanze, quindi ci sono i miei nipoti, ci sono cose insomma che non mi va di far vedere in videocamera. E vi mostro appunto la box. Se vi interessa, il sito è La La Lab, mi ci trovo sempre veramente benissimo e come vi ho detto appunto tramite la piattaforma Octoly mi hanno omaggiato di questo prodotto che vado a recensirvi immediatamente. Ecco qua, allora ho aperto la box, praticamente si apre in questo modo qua, vedete? È molto molto carina, tra l'altro, secondo me anche come regalo. Che cosa trovate all'interno? Allora, innanzitutto trovate questi che sono degli stickers, che solitamente non amo gli stickers, li trovo inutili, ma questi qua sono veramente veramente carini, cioè non so se per i colori o per che cosa. Comunque voi lo sapete, se qualcosa non mi piace, seppur omaggiata, io ve lo dico. E quindi questi qua sono carini, dai. A parte qualcuno che magari anche no, però c'è cioè, il tucano rosa, le foglioline così, boh, vabbè, sono carini. Quindi trovate questi qua, poi trovate il giochino qua da grattare, sempre di Lala Lab, Lala Game si chiama, e trovate anche, che cos'è questo? Ah, questo è una sorta di modello per fare l'origami. È carino, cioè vabbè, magari non lo farò, però è carino, è simpatico. E questo che cos'è invece? Ha uno sconto, esattamente lo sconto. Allora, veniamo al succo della questione, che sono le foto. Ho tolto quelle incriminate, comunque non ne ho fatte stampare tantissime, ho fatto stampare giusto quelle della vacanza e qualche cosa dei cuccioli perché adoro. Quindi abbiamo una Shanti, vi mostro appunto solo quelle che posso. Io e Christian nell'acqua della piscina con le cuffie super sexy. Vabbè, ci sono un po' di foto della vacanza, questa qua è cattolica. Chi mi segue su Instagram queste foto le conosce perché sono tutte le foto che ci siamo fatti in questo meraviglioso hotel, che veramente ragazze, assurdo. L'hotel Carducci a Cattolica, ve lo segnalo perché è fenomenale. E vabbè, tutte le cose che ci siamo magnati, raga, che sono veramente tantissime, siccome questi piatti li trovo sensazionali e poi trovo che il cibo sia una delle cose più belle in assoluto da fotografare. Quindi, cioè, guardate questa tartare di tonno, se non è meravigliosa. Quei due cosi lì infilzati erano due spaghetti fritti, cioè, robe dell'altro mondo. Vabbè, questa sono io a San Marino, sempre Cristian a San Marino, vado velocetta. Qui invece siamo al mare a Porto Recanati, tranquillamente. E nulla, mi sa che sono rimasti solo i cuccioli. Io lo sapete, metto da parte le foto più belle e poi magari quando ho modo o tempo, cioè questa la adoro ragazze, l'ho estrapolata da un video, da un vlog. Guardate che faccia che c'ho. E nulla ragazze, ecco qua, queste sono le foto.
Credo che sia un'idea regalo carinissima, ma anche semplicemente un'idea veramente bella. Cioè, guardate la scatolina che carina. Un'idea veramente carina, anche proprio da tenere, cioè per non buttare tutte queste foto dentro gli hard disk, perché veramente poi se l'hard disk si rompe è la fine. Io adoro, adoro, adesso a parte collaborazioni e varie, ma adoro le foto cartacee. Iniziamo con la torta. L'intenzione è di fare un rotolo che ho visto sul canale di Benedetta, ma lei lo fa con la Nutella e il mascarpone, io lo vorrei fare con panna e marmellata. Vediamo come viene. Comunque tanto l'impasto è lo stesso. La ricetta la trovate sul canale di Benedetta. E quindi io vado un po' veloce senza stare a spiegare troppo. Eccola qua ragazze, l'ho sfornata, adesso andrò a staccare, ovviamente mi serviranno due mani, e a riempire con marmellata e panna montata ovviamente. Mi sa che si mangia tutto Milo, sì. Ciao Christian, sto vloggando! Ciao. Il rumore che sentite Io mi sto tagliando le unghie, sì. è Christian nel bagno di là che si taglia le unghie, ma vi rendete conto che rumore che bisogna sentire? Vabbè, penso che è il rumore che fanno tutti quando si tagliano Non tutte le persone con delle unghie umane. Comunque Milo ti è andato male, l'ha proprio lucidata, mamma mia. Sì, perché solitamente lui si mangia i rimasugli che lascia Shanti, la principessa. Comunque stasera siamo a cena tutti insieme, c'è anche mamma. Ho fatto delle salutarissime patate, salutarissime, sì, patate al forno. E poi abbiamo la pizza in forno, ma non ve la posso far vedere, vabbè, un po' la farò con i pomodorini e il tonno. E una è già su, è calda, è con cotto, funghi e mozzarella. L'altra faremo salsa rosa, gamberetti e rucola. Le ho fatte a pezzi, ne ho fatta anche parecchia, anche per domani, quindi così. Marito, ci vuole spiegare com'è andata la sua giornata lavorativa? Dipende quanto tempo vuoi sprecare nel montaggio del video a pippare le Ok, quando hai finito a tagliarti le unghie, magari vieni qua, ce ne parli. Ciao! Ho Oh. mangiato un pezzo di pizza, quella con tonno, rucola e pomodorini. Questa. Ed è buonissima. Lei ancora non l'ha mangiata, e si vede. E No. rompe le palle. Niente, quanto prima la giornata è andata veramente uno schifo, però fortunatamente è il bello che le giornate così finiscono. Esattamente come le altre. Esatto. Ok.
soprattutto alle 6, quando andate a timbrare, sentite titti e tutti i problemi rimangono in quel titti, quella macchinetta obliteratrice. Bellissimo. Senti, obliteratrice. Mamma, visto? Puoi parlare. Non ti riprendo, ma puoi parlare. Stavo mangiando. Bocca. Com'è sta pizza? Buonissima. È vero. Beh, sai che c'è? Io assaggio quest'altra con prosciutto. Prosciutto, wow! E funghi. Io ho mangiato quello, boy. Comunque cotto e funghi. È squisito. Anche se scotta un po'. Quale sceglieresti? Tutte e due, non c'è bisogno di scegliere sempre. Dai! Sai che dopo c'è il rotolo con la marmellata e la panna? Lo speravo. L'ho visto in frigo. L'ho intravisto, quindi. Hai detto cos'è sto coso lungo? Speravo proprio che ci fosse il bel dolcino a fine serata. Hai finito di rompere le palle? No. Ma Milo dov'è? Tuo fratello dov'è? Il parassita è pronto ad uscire quando vedrà che qualcuno porge la mano. Guarda che ti riprendo, così tutti vedono quanto sei cattiva, no? Quanto sei principessa, tutti che carina Shanti, che carina Shanti. Eccola Shanti, questa è la vera Shanti. Guardate lo sguardo. Ecco il parassita. Il parassita con l'evidenziatore in faccia. E questo è il risultato finito del rotolo. Che ne pensa lei? Che sta osservando? Bellissimo. Adesso ci dirai anche se è buonissimo? Speriamo di sì. Perché parli piano. Così. Allora? Ci sta bene la marmellata di mirtilli rossi? Molto. Perché è acidula con la panna che, esatto, è, che è dolce. Dolce. E l'aereo che passa. L'elicottero. E l'elicottero che ci trema a casa, quindi comunque penso che... è buonissimo. Atterra sopra il tetto. Sopra il tetto. Bene? Il bis, per favore. Salutiamo. Ciao a tutti, è stato un piacere stare con voi, pulire casa con voi, cucinare con voi, insomma, ci cenare vedremo con presto. Voi, perché io ho fatto solo quello. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!